La piccola città di Verrier può passare per una delle più graziose della Franca Contea. Le sue case bianche, coi tetti aguzzi di tegole rosse, si stendono sul declivio di una collina, le cui piccole sinuosità sono sottolineate da ciuffi di vigorosi castagni. Il Doubs scorre qualche centinaio di piedi al di sotto delle sue fortificazioni, costruite dagli spagnoli e oggi in rovina. Dal lato nord, Verrier è riparata da un'alta montagna, propaggine del Giura. Le dentate cime del Verra si coprono di neve sin dai primi freddi di ottobre. Un torrente che si precipita dalla montagna attraversa Verrier prima di gettarsi nel Doubs e mette in movimento molte segherie di legname. Industria assai semplice e che dà un certo benessere alla maggior parte degli abitanti, più agricoltori che borghesi. Tuttavia, non sono le segherie ad aver arricchito questa cittadina. Il benessere generale che ha fatto ricostruire le facciate di quasi tutte le case del Verrier, dopo la caduta di Napoleone, lo si deve alla fabbrica di tele dipinte, dette Mulhouse. Appena entrati nella città, si resta storditi dal fracasso di una macchina rumorosa e dall'aspetto sinistro. 20 pesanti martelli sono sollevati da una ruota mossa dall'acqua del torrente e ricadono con un rumore che fa tremare il selciato. Ogni martello produce tutti i giorni non so quante migliaia di chiodi. Ragazze fresche e graziose sottopongono ai colpi di questi enormi magli i piccoli pezzi di ferro che sono rapidamente trasformati in chiodi. Questo lavoro, che sembra tanto faticoso, è uno di quelli che stupiscono di più il viaggiatore che giunga per la prima volta alle montagne che separano la Francia dalla Svizzera. Se entrando a Verrier il viaggiatore domanda a chi appartenga questa bella fabbrica di chiodi che assorda coloro che salgono per la grande strada, gli si risponde con un accento strascicato. È del signor sindaco. Per poco che il viaggiatore si fermi in questa grande via di Verrier, che dalla riva del Doubs sale fino al sommo della collina, si può scommettere 100 contro 1 che vedrà apparire un uomo grosso, dall'aria indaffarata e piena di importanza. A suo apparire si levano rapidamente tutti i cappelli. I suoi capelli tendono al grigio ed egli è vestito di grigio. È cavaliere di parecchi ordini, ha la fronte vasta e il naso aquilino e nel complesso il suo volto non manca di una certa regolarità. A prima vista si può anche trovare che esso unisca alla dignità del sindaco di paese quella specie di piacevolezza che talvolta si raggiunge verso i 48-50 anni. Ma presto il viaggiatore parigino è urtato da una certa aria di soddisfazione di sé e di boria mescolata a un non so che di limitato e di poco fantasioso. Si capisce, insomma, che l'intelligenza di quest'uomo si limita a farsi pagare esattamente quanto gli è dovuto e a pagare il più tardi possibile quando è debitore. Questo è il sindaco di Verrier, signor de Renal. Dopo aver attraversato la strada con passo grave, egli entra nel municipio e scompare agli occhi del viaggiatore. Ma se questi continua la sua passeggiata, vedrà, 20 passi più su, una casa di apparenza assai bella e attraverso un cancello di ferro adiacente alla casa dei giardini magnifici. Al di là, una linea d'orizzonte formata dalle colline della Borgogna sembra fatta apposta per il piacere degli occhi. Questa vista fa dimenticare al viaggiatore l'atmosfera attossicata dei piccoli interessi di denaro da cui comincia ad essere asfissiato. Gli si dice che questa casa è di proprietà del signor de Renal. Il sindaco di Verrier deve questa bella abitazione in pietra viva, che sta adesso terminando, ai guadagni tratti dalla sua grande fabbrica di chiodi. La sua famiglia è, a quanto si dice, spagnola, antica e, a quanto si pretende, stabilita nel paese assai prima della conquista di Luigi XIV. Dal 1815 egli arrossisce di essere industriale. Il 1815 l'ha fatto sindaco di Verrier. Le terrazze murate che sostengono le diverse parti di questo magnifico giardino, che di piano in piano discende sino al Doubs, sono così la ricompensa della scienza del signor de Renal nel commercio del ferro.
Non attendetevi affatto di trovare in Francia quei pittoreschi giardini che circondano le città manifatturiere della Germania, come Lipsia, Francoforte, Norimberga, eccetera. Nella Franca Contea, più muri si drizzano, più si muniscono le proprietà di pietre disposte l'una sull'altra e più grande è il diritto al rispetto dei vicini. I giardini del signor de Renal, pieni di muri, sono inoltre ammirati perché egli ha comprato a peso d'oro i piccoli appezzamenti di terreno sui quali sorgono. Per esempio, quella segheria, la cui singolare posizione sulla riva del Doubs vi ha colpito entrando a Verrier, e su cui avete notato il nome di Sorel, scritto in caratteri giganteschi su un asse che domina il tetto, occupava 6 anni or sono il terreno sul quale si costruisce oggi il muro della quarta terrazza dei giardini del signor de Renal. Nonostante la sua fierezza, il signor sindaco è stato costretto a fare parecchi passi presso il vecchio Sorel, contadino duro e testardo, ha dovuto contargli bei luigi d'oro per ottenere che trasportasse altrove la sua officina. Quanto a ruscello pubblico, che faceva andare la sega, il signor de Renal ha ottenuto, mercé ai suoi appoggi parigini, che fosse deviato. Questo favore lo ottenne dopo le elezioni nel 1820. Egli ha dato a Sorel 4 jugeri in cambio di uno, a 500 passi più in giù, lungo le rive del Doubs. E per quanto questa posizione fosse assai più vantaggiosa per il suo commercio di tavole di abete, papà Sorel, come lo si chiama da quando è diventato ricco, ha avuto l'abilità di strappare all'impazienza e alla mania del proprietario, che animava il suo vicino, una somma di 6.000 franchi. È vero che questo contratto fu criticato dalle sagge teste del luogo. Un giorno, era una domenica, circa 4 anni or sono, il signor de Renal, tornando dalla chiesa in abito da sindaco, vide da lontano il vecchio Sorel circondato dai suoi 3 figli, che sorrideva guardandolo. Questo sorriso fu una fatale rivelazione per l'anima del signor sindaco. Da allora egli pensa che avrebbe potuto fare la permuta a condizioni migliori. Per arrivare alla stima pubblica a Verrier, l'essenziale è che, pur costruendo molti muri, non si adotti qualche piano portato dall'Italia da quei muratori che di primavera attraversano le valli del Giura per recarsi a Parigi. Una tale audacia varrebbe all'imprudente costruttore una eterna fama di testa matta, ed egli sarebbe per sempre rovinato agli occhi delle persone savie e moderate che distribuiscono la stima nella Franca Contea. Infatti queste persone sagge vi esercitano il più noioso dispotismo. Per colpa di questa brutta parola, il soggiorno nelle piccole città è insopportabile per chi ha vissuto in quella grande repubblica che si chiama Parigi. La tirannia dell'opinione pubblica, e quale opinione, è ugualmente stupida nelle piccole città di Francia quanto negli Stati Uniti d'America.